ma è animata dalla forza dello Spirito. Gesù stesso dirà: non abbiate paura, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E dunque questa testimonianza, questo annuncio spetta ad ogni battezzato, ad ogni cristiano, certamente per primo al Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi, ai missionari, ma ogni battezzato, ogni cristiano è un chiamato e allo stesso tempo un inviato, perché con la nostra vita, con la nostra parola, quando ciò è opportuno, noi dobbiamo rendere testimonianza al Signore, perché altri, vedendo le nostre opere buone, come dice Gesù, rendano lodi a Dio Padre. È quello che ha fatto Padre Pio, fratelli e sorelle carissimi, in 52 anni vissuti in questo convento. Padre Pio non ha mai predicato, non ha mai fatto omelie, ma ha testimoniato il Signore con la sua vita, ha liberato gli uomini dal peccato, dal maligno, come dice il Vangelo odierno, ha annunziato il Vangelo con il suo insegnamento, attraverso il sacramento della penitenza, e soprattutto la sua vita è stata un Vangelo vissuto che ha convertito milioni di persone nell'arco di 52 anni, e questa opera di Padre Pio continua ancora nel tempo a distanza di tanti anni dalla sua morte. Così è per ciascuno di noi, se viviamo o perlomeno ci sforziamo di vivere il Vangelo e se ci affidiamo alla grazia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.